Cruz difende il pallone, cerca di farlo passare, un rimpallo, Decchi difende, c'è forse un fallo ancora, Cruz entra in area, attenzione, cambiaccio, Cruz sullo stretto, palla fuori, Ibra, il tiro alto, e come nel rugby si avanzava a spallate. E poi Samuel di testa, palla dentro e sul fronte destra, e il passo doble che aggancia, punta l'avversario, può andare al cross, palla dentro, il colpo di testa, il tuffo, bellissimo. Bellissimo da parte di Walter Samuel che rimette la palla dentro, poi si riparte fronte alla porta, palla lunga per Ibra, lo contrasta Contini, gioco di gambe, attenzione Genio, uno contro uno, cerca di andare, si allunga troppo, palla per Cruz, solo il tiro, e gol, 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 assist Ibra, sigilla Panciarella, Inter in vantaggio al 20° gol di Julio Cruz, grande azione dei ragazzi. Grande azione dei ragazzi con il lancio lungo per Ibra, poi bravissimo Cruz nella circostanza che va a chiudere la triangolazione con un colpo facile, con un colpo facile. Rivediamo l'azione, Ibra si allunga quasi troppo il pallone qua, guardiamolo, eccolo qua, viene toccato via, poi in allungo fa questo assist mettendo palla dentro. È il gol dell'1-0 segnato da Julio Ricardo Cruz, secondo sigillo in campionato per Cruz alla sua quarta presenza. Lavezzi attacca il Napoli, pallone giocato da Lavezzi per Hamsik, il cui sinistro è accartocciato a terra da Giulio Cesar. Luis, gioco di gambe, due su di lui, guadagna il fondo, finta contro finta, parte il cross, primo palo, Ibra! Mamma mia che zampatona! Ha cercato la zampata sul primo palo con Niezzo che si è buttato dentro la rete quasi a voler coprire a prescindere questa girata sotto misura del Genio, e quindi è sempre 1-0. Palla per Decchi, in avanti per Figo, ancora Decchi, cambio di gioco, colpo di tacco di Ibra, Cruz, il suo tiro, parata, che bella azione signori, ma che bella azione, palla dentro tesa, colpo di tacco che diventa un assist, palla al limite, Lavezzi cerca di inventarsi qualcosa dentro l'area, non commettiamo leggerezze dentro l'area di rigore, guadagna il fondo il suo cross Giulio Cesar, bravissimo, bravissimo. Sale subito Mirko Savini al disturbo, Figo gioca e scarica ancora su Stankovic, Stankovic cerca la profondità per Cruz, è buona, solo Cruz, il tiro, è gol, 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 Panciarella 2, lancio millimetrico, millimetrico, millimetrico del drago, è il gol del 2-0, guardate che spettacolo, guardate, qua c'è Grava che tiene tutti quanti dentro, quindi posizione regolare, lancio al millimetro, controllo, tiro e Niezzo raccoglie, 35. Bogliassino che va rapido sulla sinistra a giocare la sfera con Savini, qui cross trova Hamsik a centro area, attenzione, l'errore, la traversa, fallo, 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 gioco fermato da Hamsik. L'errore di Ivan Cordoba mi sembra che sia figlio di una spinta di Marek Hamsik ai danni di Caffè Colombia. Rivediamolo questo controllo, ecco qua che protegge il pallone, ma non era Cordoba, era Cesar addirittura in ripiegamento, eccola qua, no, no, c'è la spinta, la spinta, la spinta, è Figo in una posizione perfetta, recupera il pallone, scambia con Ibra, buona l'1-2, attenzione che parte Cruz, la palla dentro, si mette in area solo, Cruz il tiro fuori, capolavoro dell'Inter, che bella azione anche questa, tre tocchi 70 metri, e poi la conclusione fra gli applausi di Cruz, il cui tiro termina fuori. Inter-Inter, è un Inter che sta divertendo, Inter in vantaggio per 2-0 al minuto 40. Palla giocata da Cucciu, Cesar controlla, attenzione a fuorigioco, palla lunga oltre la linea per Ibra, entra in area, Ibra il tiro, grande parata di Niezzo, grande parata di Niezzo. Ibra vicinissimo al terzo gol, grande Niezzo e primo calcio d'angolo della gara in favore dei ragazzi. E Rosettini da retta dice perché dare del recupero se non ve n'è motivo. Palla colpita di testa da Gargano, poi Zanetti schiaccia pallone sul sinistro di Bogliassino che innesca Lavezzi, attenzione che sono un uomo in più, attenzione che si è messi male Bogliassino, il suo tentativo di tiro di fatto è un regalo. Hamsik fa correre esattamente per Gargano, largo per Savini, il cui cross, attenzione Giulio Cesar con i pugni, esce bene, poi Cambiasso, poi Cruz, palla per Ibra, si distende l'azione di contropiede, ma Ibra è solo contro 5 giocatori del Napoli, vediamo cosa fa, guarda solo, carica il
destro, il suo tiro è fuori. È la cosa più semplice, sono da solo, vado da solo, se sono da solo, vado da solo. E poi Burdisso, palla buona, feroce per il capitano, può dare a cross, attenzione, parte la traiettoria, Cruz, manca l'impatto, calcio d'angolo. Ma poi c'è l'intervento di Cambiasso, Figo, palla dentro per Cruz, Jezzo. Lavezzi cerca di andare all'azione personale, allarga per Bogliassino che cerca di andare a cross, palla dentro, la testa di Varamiro, recupera Savini, solo il suo tiro e la palla va alta. C'è Suazo, palla larga ancora per Ibra, buona la manovra, Figo va che nello spazio, eccolo qua, entra, salta, Suazo, porta vuota, il tiro fuori, che azione, capolavoro! Si dispera Ibra che si butta in ginocchio perché era un'azione veramente eccezionale, eccezionale. Palla al limite, Ibra, Figo, bellissima, bellissima, Figo può andare a cross, palla dentro, palo opposto, calcio d'angolo. Bogliassino si deve girare, va a raddoppiarlo i nostri, cerca il cross, palla dentro l'aria, cerca di uscire, attenzione, il gol del Napoli di Sosa. L'errore di Giulio Cesar che esce, si ferma e a quel punto perde la posizione, vedete? Eccolo qua, e a questo punto non ha più modo di poter staccare. 20 secondi alla fine, forza ragazzi, corner calcio posizione battuto con Ibra che tiene palla, se ne va in mezzo a tre, attenzione, si ferma, ritorna indietro, numero, Figo, applausi, Burdisso, attenzione, va da solo, cerca di infilarsi, c'è un fallo su di lui, calcio di punizione ancora per noi. E Davide dice che finisce, finisce con l'Inter che batte il Napoli 2-1, grande prova dei ragazzi, gara che si riapre a poco dalla fine per il gol di Sosa, ma i due gol di Cruz decidono il match.